Marcus, appena sei libero dobbiamo parlare. Problemi? Odio quella domanda. Ci sono sempre problemi. È una domanda stupida. Vrancio... Ogni tanto dovresti far prendere aria alla maschera e trovare pace. No, è proprio il contrario di quello che mi serve. La maschera mi tiene calmo, Marcus. Ehi, come va, Marky Mark? Non chiamarmi mai più così. Ok, ok. Non farti prendere un infarto. Se sono Marky Mark, d'ora in poi tu sarai Funky Bunch. Se ti piace così, a me sta bene. Ma vedi di portare subito il culo quassù, sul tetto. Marcus, Lenny ci ha appena fatto un'adorabile telefonata. Lenny del Primate? E perché ci chiama? Era uno scherzo telefonico? Col cazzo, le serve aiuto. Chiaramente non ha detto così. Era più tipo: ehi, figli della merda, volete giocare coi bambini fichi? Vediamoci o andate a farvi inculare da un porcospino. Non ho capito cos'è che vuole davvero. Vado a dare un'occhiata. Meglio te che me, amico. Grazie tante. Fuori, ora! Devi eliminarli. Deve essere la priorità. Fa qualcosa. Sì. È durata pure troppo. Ti ho sentito, Mary. Bastavano le prime 10 volte, cazzo. E allora perché mi tocca ancora ripeterlo? Che succede? Cosa? Cospirazione? E perché ha scurito la foto? Ehi, Ray, mi cancelli sta merda? Sì, ma non sarà facile stavolta. Lo stronzo ti ha fatto diventare un problema federale. Benvenuto nel club, amico. Già, è quello che ha sempre voluto, no? Farci passare per l'uomo nero che terrorizza la Silicon Valley. Dushan offre la protezione del CTOS e la dorsale satellitare e BAM! Tutti si mettono in fila. Sì, la Bloom ha accesso a tutti i dati raccolti. E li dà in pasto alla Bellwether. Merda, ormai è più potente dell'NSA. Scommetto che l'NSA sarà molto interessata a un accordo con lei ora. L'NSA incoraggia anche altre aziende ad aprire le porte alla Bloom. Devo fare qualcosa, non posso restare qui. No! È proprio quello che vuole Dushan. E poi finora hai fatto tutto il lavoro pesante. Daccene un po' o ti si spacca la schiena. Va bene. Va bene, voi agite sul campo. Io fornisco la logistica. Mettiamoci al lavoro. Ehi, di nuovo quell'occhiataccia. Tutto a posto? Marcus è in guai grossi. Sì, lascia che lo aiuti.
Non sono io il cattivo, Sitara. Lo so, ok? Ma qui nessuno usa nessuno. Non è il Premate o la Silicon Valley. Ragazzi, è tutto a posto? A posto. Sì, a posto. Che vuoi che faccia? Aiuta Marcus. D'accordo. Andrew Novak, assistente di Dušan. Oh, poveraccio. Passa la vita a rubare dati per il suo grande amore. Mary Catskill. La CEO. Che idiota. Voglio hackerare il laptop, usare la sua backdoor per entrare nella rete della Bloom e rubare il codice che ci serve. Ma per farlo, dovrò prima sgranchirmi le gambe. Ehi, Marcus, metti qualcosa di nuovo. Devo trovare un modo di salire se voglio danneggiare il router del sito OS. Cazzo. La Bloom sta facendo di tutto per proteggersi.
è Andrew Novak, assistente di Dušan. Oh, poveraccio. Passa la vita a rubare dati per il suo grande amore. Mary Catskill. La CEO? Che idiota. Voglio hackerare il laptop, usare la sua backdoor per entrare nella rete della Bloom e rubare il codice che ci serve. Ma per farlo, dovrò prima sgranchirmi le gambe. Ehi, Marcus, metti qualcosa di nuovo. Devo trovare un modo di salire se voglio danneggiare il router del CTOS. Cazzo! La Bloom sta facendo di tutto per proteggersi.
Eccoci qui. E ci sono. Se lo scopre, ho chiuso per sempre. È l'ultimo dei tuoi problemi, caro. Dushan cercherebbe la tua famiglia per far licenziare anche loro. Sa essere molto vendicativo. Cristo, non sei d'aiuto. Andrew, la mia porta è sempre aperta, e lo sai. Non voglio fare l'assistente per sempre, Mary. No, certo, non il mio almeno. Hai tradito Dushan. Per te! Capi e risorse umane non ti assumeranno mai. Sei un caso legale già pronto. Ora il codice di accesso. Branch, a te. Che ne dici di trovare il backup della Bloom e di farlo saltare? Potrai rompere tutto quello che vuoi. Questo sito succhia troppa corrente, amico. Ed è vicinissimo alla Bloom. Allora vai e uccidi. Distruggi i server di backup o avranno la versione precedente dei dati che vogliamo cancellare. Possibile bersaglio vicino alla nostra posizione. Passo. Che ne dici di trovare il backup della Bloom e di farlo saltare? Potrai rompere tutto quello che vuoi. Questo sito succhia troppa corrente, amico. Ed è vicinissimo alla Bloom. Allora vai e uccidi. Distruggi i server di backup o avranno la versione precedente dei dati che vogliamo cancellare. Attenzione, segnalato un bersaglio precedentemente identificato alle vostre coordinate. Attacco il bersaglio. Che cosa sbloccherà questo? Lo sblocco io. Tu tieni gli occhi aperti.
vicino alla vostra posizione. Sono lì. Già, anche a me lo sembra. Trovati i server di backup. Marcus, vedi, vidi, feci esplodere e ritornai. Josh, dove siamo? Ci sono 73 Marcus Holloway attualmente in giro e ne stiamo spammando ancora. Non posso stampare maschere Yurmi con la tua faccia abbastanza in fretta per la gente. Il riconoscimento facciale del sito OS sta andando in acido. Ora ti puoi muovere liberamente. Cazzo, niente male. Ti mando il codice per entrare. L'assistente di Dushan non sa che è stato hackerato. Non avrai sorprese. Quando accederai al computer dall'air gap della Bloom, trasmetti tutto via cellulare e passa tutti i dati alla base. In bocca al lupo, amico. Stai prendendo per il culo! Ehi, quello che hanno scoperto. Robot poliziotti per aggredire i manifestanti. Ma che cazzo? Non sarà mica legale. Io dico che Washington interverrà e farà qualcosa al riguardo. Pensarci... Got the game on, lock like we changed the key. Che? Danny Brown? Che? Dai, ma vaffanculo! No, oh, cazzo, Ray! Devi riuscire a impedirgli di contattare Dushan. Hai qualche idea? Usare i router del campus per cambiare la password. Così nessuno potrà usare il wifi eccetto noi. Bella, sono con te. Thank you.
Il primo è giù. Bingo. Trova il prossimo. Un altro router è andato, è fatta. Sono isolati e lo è anche Dushan. Va tutto bene, Ray? Tranquillo, io sto benone. Ora devi scendere.
Sono fuori che ti aspetto. Sei al sicuro? Sì. Mi gira il cazzo che non sono lì dentro con te. Ma sto bene. Lo so, amico. Mi avvicino al computer dell'Air Gap. Ho passato la porta. E io ho il motore già caldo. Dimmi tu quando. Ray, dovresti veramente vedere questo posto. Amico, non dirmelo. Mi si spezza il cuore. Ehi, l'ultima volta che l'ho fatto è apparso Dushan. Non è qui, fidati. Il che è un vero peccato. Già, sto tenendo le dita incrociate. Non mi piace che non ci siano guardie qui sotto. Sto usando il certificato che Josh gli ha rubato con maestria. Voi ragazzi ci siete? Abbiamo accesso al computer dell'Air Gap. Ora è connesso alla rete. Stiamo scaricando tutti. Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Passo. Hack in corso, scoprite cosa sta succedendo. Allarme attivato, inviamo truppe locali. Cazzo, non gli sarà piaciuto per niente. Stai attento, amico. Non è ancora finita per te. Sì, lo so. Guai in vista. Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Passo. Hack in corso, scoprite cosa sta succedendo. Allarme attivato, inviamo truppe locali. Cazzo, non gli sarà piaciuto per niente. Stai attento, amico. Non è ancora finita per te. Sì, lo so. Guai in vista. Possibile bersaglio vicino alla vostra posizione. Passo. Hack in corso, scoprite cosa sta succedendo. Allarme attivato, inviamo truppe locali. Cazzo, non gli sarà piaciuto per niente. Stai attento, amico. Non è ancora finita per te. Sì, lo so. Guai in vista.
Sono nell'ascensore. Il motore ruggisce. Sitara, stiamo tornando, ma io e Ray abbiamo ancora una cosa da fare. Sei di nuovo invisibile. Grazie. Ora sto uscendo, Ray. Chiudiamo tutto. Bella casetta. Marcus? Devo dirlo, non vedo come venire qui possa aiutarti, ma... Ah, aspetta. Aspetta, aspetta. Non sarete mica venuti a pestarmi, vero? Ah, nel caso potresti fermarci? Cosa, tu e l'amico scongelato? Non lo so, a occhio sì, cazzo. Ci punterei dei soldi. L'amico scongelato Lo so che è il fossile. Ho studiato a fondo il lavoro di Ray Kenny. Ho massaggiato il suo codice, l'ho migliorato, riscritto, ma mi servivano degli strumenti. E tu avevi i bastoncini perché stava sfregando le rocce. Molto bravo. Non stare a fartelo venir duro pensando a me, Dushan. Questa non è proprio una visita di cortesia, è più una... Com'è che la chiami? Un'inculata con la sabbia e via. Ecco, sì. Quella. Va bene, una sveltina non si nega a nessuno, ma... Che cazzo ci fate qui? No, ehi, magari è importante. Lascia che ti racconti una storia. La nostra storia. Ora lo sanno tutti quello che hai fatto. Hai tradito la fiducia della gente, manipolato il mercato azionario, e poi le bugie, la frode. Anche il Bellwether, tutto quanto. È un bluff. Che succede? Se rispondi davvero questa volta, forse è la Bloom che ti manda davanti al plotone di esecuzione. O forse il tuo avvocato che ti avvisa che non puoi fuggire. O magari è solo il telemarketing. Stavolta è meglio se rispondi. Chiunque sia, hai smesso di inculare la gente. Bang. Dushan Nemec, sei in arresto. Mani dietro la schiena. Incrocia le dita, ora. Dushan Nemec, hai il diritto di rimanere in silenzio. We'll be right back.
Hacker, perché attiva le tue paure, paura dell'altro. Hanno provato a fermarci. Cercavano di isolarvi. Si chiama divide e timpera. Facili da controllare e ignoranti. Usavano il CTOS per spiarvi, per predire le vostre azioni e tenervi sotto controllo. Vi hanno mentito, ma abbiamo giurato di rivelare la verità e mostrarvela. Vi abbiamo chiesto di unirvi a noi e l'avete fatto. Si è levata una sola voce. Non potete mentirci. Non avremo paura. Non resteremo in silenzio. Amico. Grazie. Ok. Sì, dai. Campa. Vediamo com'è il mondo quando non ha paura di restare unito. La cellula attivista DedSec di San Francisco ha svelato uno dei maggiori scandali della Silicon Valley. Gli hacker hanno diffuso le prove secondo cui il CTO di Bloom, Dušan Nemec, abusava del suo accesso ai dati del CTOS per ottenere vantaggi politici e finanziari. Nemec è stato arrestato e dovrà rispondere dell'accusa di frode multipla, mentre le autorità stanno congelando i suoi conti. La portavoce della Bloom, Charlotte Gardner, ha affermato che la società è sconvolta e sta indagando sulla questione, collaborando con le autorità. Le prove del DedSec potrebbero costare molti anni di carcere a Nemec. Ah, questa devi proprio sentirla. DedSec. Siamo rimasti uniti, col dito medio alzato, mentre la Silicon Valley attaccava la nostra razza, pretendendo che ci stesse bene. E intanto violavano la nostra libertà. Abbiamo scoperto che la Bloom faceva affari di nascosto con i maggiori giganti tecnologici, specializzati nello spiare e manipolare ogni singolo aspetto delle nostre vite. La Bloom voleva usarci come spauracchio per spingere queste aziende ad adottare il CTOS. Tutti quei dati sarebbero stati protetti e controllati da un solo programma. Ma abbiamo giocato sporco. Abbiamo disattivato il CTOS per tutti. Li abbiamo sputtanati uno alla volta. Minato la loro credibilità. E impedito un controllo pubblico senza precedenti. Il DedSec ha fatto il primo occhio nero all'imboccabile, grande fratello. Il portavoce della Bloom, Dušan Nemec, passerà il resto della vita in prigione. Questo grazie a noi. Era un opportunista che usava i suoi contatti per sfruttare il sistema della Bloom. Ne faranno un capo espiatorio. Diranno che era una pecora nera. Diranno che è stato un incidente isolato. Ma non gliela faremo passare liscia. Abbiamo mostrato le loro debolezze, umane e tecnologiche. Da un grande potere deriva una grande vulnerabilità. La Bloom e i suoi leccapiedi devono affrontare un'azione legale e un'indagine governativa. La fiducia nel CTOS è crollata. Siamo stati noi. Sappiamo che la macchina dei soldi non si fermerà, ma vi giuriamo una cosa. Nemmeno il DedSec lo farà. Siamo più di loro. A ogni rivelazione, ogni scandalo, ogni truffa, il nostro numero aumenta. E li teniamo d'occhio. Il DedSec da per tutti. Ora. Quanto c'è di esagerato? Ora sono davvero globali. Nuove cellule del DedSec nascono dappertutto. In Medio Oriente, in Sud America, in Europa. E non solo loro. I gruppi di attivisti spuntano come funghi. Va bene. Allora chiama. Sicuro. Fallo.